Ciao a tutti ragazzi, siamo a Carrodano, in fondo al Bracco, e sto andando verso Spezia. L'ho fatta una volta sola, con la fidanza, in due con la vecchia Honda CB500F, questo pezzo di strada qua, perché di solito quando veniamo sul Bracco poi ci fermiamo a Carrodano o torniamo indietro, insomma. Però giù di qua, poi per Spezia, ci sono andato solo una volta e non mi ricordo assolutamente come sia la strada. So che per divertirsi, insomma, per fare un po' i cazzari, di solito si arriva fino a Carrodano e basta, poi si torna indietro. Quindi di qua non so proprio dirvi com'è la situazione. Bracchetto, qui termine di Roverano, non saprei. Allora, non so bene al momento attuale dove siamo, so solo che stiamo andando verso Spezia. È quasi l'una, ho fame, fa un caldo porco, so che non vi interessa, ma lato positivo è che, essendoci un caldo porco e un sole incredibile, l'asfalto è veramente caldissimo e con queste nuove gomme, ragazzi, è proprio bello fare delle pieghe con sta moto, con queste gomme nuove. Comunque c'è una differenza, proprio anche da ignoranti si sente che c'è differenza tra gomma nuova e gomma vecchia. E non dico vecchia usurata, dico vecchia che è stata ferma magari qualche mese per poi rimettersi al lavoro. La gomma diventa un pochettino più secca, diciamo. E la differenza tra la gomma di qualche mese lì ferma vecchia e la gomma appena messa bella nuova, bella, io dico umidiccia, però non è umidiccia, è gommosa, non so nemmeno bene come dirlo, se non so se avete mai toccato una gomma appena comprata, a prescindere dalla cera che c'è sopra, che la odio da morire, dico appena togliete la cera, ha una consistenza strana. Comunque mi pare che anche giù di qua si riesca ad andare abbastanza bene. Comunque Velox. E dicevo, la differenza tra gomma vecchia e gomma nuova, ragazzi, si sente alla stragrande, ma proprio lo senti proprio sotto il culo, lo senti nelle gambe, lo senti. Mentre sei in piega senti proprio la differenza, ti dà proprio una sicurezza completamente diversa. E sono proprio felice di averle comprate, cioè costano un botto, però a prescindere dalla sicurezza, che comunque è sempre la prima cosa secondo me quando si va in moto, comunque anche il divertimento, insomma, alla fine ci compriamo le moto, la maggior parte, io insomma me la sono comprata per andarmi a divertire, e per divertire intendo sia venire a fare il cazzone come sto facendo oggi, sia andare a farmi le passeggiate con la fidanza. Spero che non ci siano i Velox, vabbè. Queste curve le facciamo un pelino più piano di come abbiamo fatto la strada precedente, perché non la conosco per niente. Oh, Velox. Vabbè, ci sta, centro abitato, secondo me Velox ci sta. Lo ripeto praticamente a ogni video, però ragazzi, Velox dentro i paesini secondo me è giusto, cioè se io abitassi qua mi girerebbe il cazzo non poter nemmeno attraversare, perché ci sono i cazzoni come noi con le moto che vanno a 100.000 all'ora. Un'altra telecamera, ma vaffan, ma che carina sta strada, è un
un po' dritta, diciamo, ci sono molte meno curve di quanto mi aspettassi, però è molto veloce, molto ombreggiata, quindi anche d'estate ci sta bene qua. Oh, autobus! Ma che bella sta strada, gente! Cioè, io davvero mi auguro che non ci siano i velox, perché sennò mi strappano la patente e ci danno fuoco, però ve lo farò sapere se mi arriva un mega multone, vi avviso. Spero di no. Beh, qua c'è code tra La Spezia e Santo Stefano, ok. Sarzana, Spezia, 13 km, abbiamo fatto già metà strada. Minchia, limite 50 all'ora, gente, porca miseria, però, cioè, 70. Muy bien. Oh, chissà che tomba era. Quanti cavalli! Ci devo portare la fidanza, che le piacciono un sacco. 10 km al pranzo. È che poi a Spezia è un gran casino, lì si entra in città, vabbè. Spero di riuscire ad arrivare in uno dei baretti sul lungomare. Oh, ghiaietta per terra. Quaratica? Ho letto bene, Quaratica? Qua sembra più alla faccia da superstrada, però c'è comunque il limite di 70. Oh, mia bella madunina, che freddo! E ora botta di caldo. Meno di quanto mi aspettassi. Comunque, gente, siamo alla Spezia. È lì. Bene, che fico! Andiamo verso La Spezia centro e poi mi butto verso il mare. Comunque, ragazzi, se il video vi sta piacendo mettete un like, commentate e, cosa più importante, iscrivetevi, perché è l'unico modo che avete per supportare il canale e a voi non costa nulla e a me serve un sacco. Serve, in realtà mi fa solo tanto piacere. Mamma mia quanti turisti, che fico. Centro come... Oh, ho fatto la stessa strada che abbiamo fatto con la fidanza. Poi spero di beccare di nuovo quel baretto sul mare che ho beccato con lei, ma no, devo andare di là. Chissà dove sono. È distante da qua il mare? Mare. Grazie. Come mi faccio capire io, nessuno mai. Signori, siamo a Spezia.